Eccomi qui con il video delle mie scorte beauty. Allora, i prodotti sono abbastanza e ho cercato di dividerli per tipo tutti i deodoranti insieme, tutti le creme per il corpo insieme, sono tutto insieme. Quelli che vedete per l'inizio sono quelli che sono una per tipo. Allora, questa è una crema per il viso della Clarins. Era dentro un beauty che mi è stato regalato per il compleanno, la proverò. Se avete provata, ditemi voi come vi siete trovati. Poi un gommage all'arancia, un estratto d'arancia per tutti i tipi di pelle, sempre della Clarins. Poi un pediluvio per i piedi all'aloe vera della Bottega Verde. Questo mi piace tantissimo perché ha un odore proprio strepitoso. Profuma anche tutta la casa. Inebriante. Poi, sempre per i piedi, questa crema. Una crema piedi intensiva per le callosità. Con acido salicilico. Sempre di Bottega Verde. Questa la compro e la ricompro perché d'estate ci vuole. Quindi ce l'ho già in casa di scorta. Avevo anche questo prodotto, l'ho messo in mezzo ai prodotti beauty, quello che si usa per non sentire male al tallone quando si portano i tacchi alti della Schull. Poi il detergente intimo me ne è rimasto solo uno, quindi ve lo faccio vedere subito. Chilli antibatterico, a volte uso anche quello verde rinfrescante, quello rosa delicato. Per il momento in casa ho questo antibatterico. Poi, per quanto riguarda lo shampoo, ho questo che utilizza mio marito dell'Alpecin. Shampoo previene la caduta. Poi, come shampoo, ho questo che mi è stato regalato da mia suocera, capelli secchi 2 in 1. Quindi penso che sia shampoo e balsamo 2 in 1. È fattissimo, è tantissimo tempo che io non lo utilizzo perché, come sapete, uso più che altro prodotti da parrucchiere. Comunque, proveremo anche questo. Poi, sempre come shampoo, ho provato a prendere questo Aqua Light della Pantene perché dice che non appesantisce i capelli. Proviamo a vedere se è vero. Poi, sempre della stessa linea, ho preso il suo balsamo, così li proverò in abbinato. Nuova fragranza, vedremo insomma che odore fa, adesso non lo sto a aprire, che non so quando lo utilizzerò. Poi ho quest'acqua termale della Avène, che la uso d'estate quando, come dopo sole o anche mentre sto prendendo il sole, l'avevo comprata quest'anno per darmela. Cioè quest'anno, l'anno scorso, nel 2016, all'inizio dell'estate, quando sono andata al mare, che ero in gravidanza, e me la usavo questa perché io creme in gravidanza non le ho usate, proprio perché roba chimica addosso non ne volevo. E quella è pura acqua termale. Poi c'è questa schiuma da barba ultra rapida della Squid, quando capita che mi depilo con la lametta la utilizzo, oppure la uso il mio marito quando raramente si fa la barba. Poi vediamo. Crema corpo, momentaneamente in casa ho solo questa che mi è stata regalata per il compleanno, Biolis Natura, crema corpo, 90% di ingredienti naturali, nutrienti, azione delicata, vi farò sapere come. Adesso è chiusa, non ascolto, non sento l'odore, vi farò sapere in una recensione. Angelica, cosa c'è, amore? Cosa c'è? Mamma mia, stamattina, ragazze, quanta santa pazienza ci vuole. Allora, della Schulz Fresh Step è un deodorante per le scarpe. Questo mi trovo già usato, mi trovo benissimo. Lascia un buonissimo profumo e poi molto persistente. Poi direi che i prodottini soli non ne sono rimasti. Vi voglio far vedere questi due profumi. Allora, questo è il Tesoro Deriente, è un profumo all'olio d'argano e fiore d'arancio. Lo sto usando tuttora, lo so anche adesso. E ne ho comprato un altro di scorta proprio perché è una delle poche profumazioni di Tesoro d'Oriente che mi piace. Che mi piace, quindi l'ho preso di scorta. Non so se poi decidano di non farlo più. Poi di scorta ho anche due profumi che ho comprato quando erano in sconto da Tigotà. Ne ho incassato da un bel po'. Just Cavalli Air.
quindi da donna ne ho due, nella confezione grande, tanto scade 30 mesi dall'apertura, non è ancora stato aperto, vedete c'è la plastichina di sigillo, e questo a prezzo pieno costa, se vi interessa, 38,40 euro. Io l'ho trovato che c'era lo sconto su un profumo, mi sembra del 30%, in più avevo con tot punti, mi scalavano 20 euro, insomma l'ho pagato niente praticamente, e quindi ne ho presi due, perché questo tra l'altro è il modello vecchio, Giascavalli vecchio, adesso Giascavalli è diverso e non mi piace, quindi spero che riuscire ancora a riperire in giro qualcuno di vecchio, perché mi piace di più. Poi ho queste due maschere per il viso, maschere in tessuto, questa è della Matte e questa è della Garnier, questa l'ho già utilizzata, mi è piaciuta moltissimo, è l'acido ialuronico, questa la devo ancora provare, comunque me li vedrete nei video dei prodotti terminati di qualche mese. Come dentifrici in casa ho questi. Allora, questo è quello che sto usando adesso, pasta del Capitano verde con microgranuli e fluoro. Posso vedere bene, con microgranuli e fluoro. Niente di che, è un dentifricio normalissimo. E questo che è quello che uso per sbiancare i denti. Anche qui, ragazzi, avete pazienza, arriverà il video di quello che io faccio per sbiancare i denti. Denivit, antimacchia, intenso. Questo è buono, scusate, che tutti i giorni non rovini i denti. Allora, come deodorante, sapete che io uso i deodoranti senza sali di alluminio e quelli che non bloccano la traspirazione, quindi mi piace molto questo Delizia, che ne ho due, che sono nella versione pompetta, vedete, spray, ed è la stessa linea anche quello invece spray, questi due. Deonatus senza sali di alluminio per la libera di respirare, echinacea e vitamina E, deodorante senza antitraspiranti, questo Neutro Robes Derma Zero, zero antitraspiranti, zero alcol, zero sali d'alluminio, 0% parabeni. Poi quest'altro deodorante della Coop, deodorante delicato della Vivi Verde Coop, anche questo è abbastanza naturale. E poi questo che mi piace tantissimo, che però credo sia meno naturale di tutti gli altri, questo Nivea deodorante Stress Protect 48 ore, che è quello che utilizzavamo prima di passare quest'altra linea, è rimasto qui solo. Poi come doccia schiuma in casa ho questo Badedas fico e rosa, questo ragazzi a me la preparazione alla rosa non piace, ma questo è veramente veramente buono, bellissimo odore, una confezione bella grande da 7,50, una scadenza di 12 mesi. Poi sempre come doccia schiuma ho di Bottega Verde questo al cocco, che è un bagno doccia più che un bagno schiuma, sempre la doccia al cocco, quindi una buonissima, sì, una bellissima profumazione, lo tengo più per l'estate perché mi piace di più. E questo che è un altro doccia schiuma, sempre della Biolis Nature, che mi è stato anche questo regalato, della Mondello Dolci Shower Gel. Gli ultimi prodotti che vi voglio fare vedere sono le creme per le mani, che sono queste due. Questa ve l'avevo già fatta vedere, della Eufolia, è una crema mani idratante protettiva, devo ancora provarla, comunque dice che contiene 95% di ingredienti naturali, è prodotto formulato con olio di nocciolo, di albicocca, estratto di miele, di origine e certificazione biologica, con filtro di protezione solare. Questo l'ho preso al di più, al discount. Sto usando di questa marca, ragazzi, lo scrub, poi vi farò una recensione a breve. E l'ultima che vi voglio far vedere è sempre della Biolis, quindi sempre della marca del schiuma e della crema corpo, azione nutriente, 98% di ingredienti naturali, è una crema mani. Questi più o meno sono i miei prodotti beauty, cioè tutti i prodotti che ho a casa di scorta che non ho ancora aperto. Tutti questi sono nuovi, ancora da iniziare, li vedete prossimamente nei video dei terminati, man mano che li finirò. Questo è tutto, ragazze, un bacio, ciao ciao!